Salve a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo appuntamento con WWE Super. Ragazzi, si è appena concluso ieri sera l'evento Clash of Champions. Ricompense che ci ha permesso di arrivare finalmente ad un passo da Royal Rumble. Non ci siamo ancora, ma quasi. La ricompensa di questo Clash of Champions, Brawl Breaker, posizione 9034. Allora, io ho giocato tutti e quattro i giorni dell'evento, da giovedì fino alla fine, proprio ieri sera. Io ho giocato totalmente, anche in live insieme a voi. E ho cercato di fare il più possibile, non sono riuscito ad andare oltre. Il massimo che sono riuscito a fare è intorno agli 8600 nel pomeriggio della domenica, e poi sempre sopra 9000. Sono riuscito ad arrivare a questa posizione perché potevo fare anche di meglio, ma potevo fare anche peggio. Comunque, questa è la mia carta che mi ha permesso di arrivare fin qua. Ho aumentato il livello degli altri deck, l'ho messo nell'impeto. Abbiamo fatto un bellissimo upgrade, però manca ancora un pezzettino Royal Rumble. Allora, quest'oggi abbiamo già concluso la carta Royal Rumble di Johnny Gargano in evento Team Ring Domination. Io adesso l'alleno, entreranno sicuramente nel deck, perché andrà sicuramente a sostituire Ultimate Warrior e appunto sarà nel deck insieme a Sami Zayn. Però abbiamo anche questa è la parte finale della live. Come sempre, io, come sapete, in live mi piace andare a pullare in draft board esclusiva. Questa è stata l'ultima pullata in draft board esclusiva. Veramente paura. Veramente paura. Va bene. 3, 2, 1. Pro! Oh, è già la seconda volta e finiamo la live con la carta fredda. Che tutto sommato non è male, perché comunque Ashante non l'ho allenato, però adesso lo metterò nel performance end, cioè l'ho già messo. E sarà la nostra seconda carta pro Ottano. Anche lui entrerà probabilmente nel deck principale, perché diventerà più o meno forte, tutto sommato, comunque un po' di meno. Però entrerà a far parte dei primi 8. Però abbiamo anche un'altra bella chicca, adesso vediamo se riusciamo a prenderla, perché nella Ring Domination in team, come carta Ottana, abbiamo Eddie la Rasa Guerrero. Potrebbe essere un'altra carta pro, signori, potrebbe essere un'altra carta pro. Quindi potremmo anche ottenerla. Eddie Guerrero, che anche lui non è al 100%, già soltanto gli incontri. Però, signori, se andremo a fare pro pure lui, avremo un'altra chance, un'altra carta in più da farci pro. Se avete visto, infatti, qua giù in fondo a destra abbiamo anche Batista, ennesima carta della camera di fusione. Non sono ancora riuscito a fare una pro, ce ne ho tre, tutte e tre differenti, e donne niente, donne zero. Però intanto abbiamo Batista e gli altri due. Ora comincerà anche la fusione quella San Valentino, dovrebbe cominciare, non lo so, dovrebbe forse arrivare anche la fusione Royal Rumble. Può essere. E poi sono curioso di vedere anche questo pacchetto Bunches of Punches. Deve essere veramente forte. Però questa settimana War Games più Giant Unleashed, signori, va giocato. Assolutamente vanno giocate. Se riuscisse ad arrivare entro giovedì a Royal Rumble, madonna, perché le carte ce l'avrei per poter progredire. Tra l'altro abbiamo anche raggiunto anche gli incontri per un altro gradino. Abbiamo gradino 9 con 1500 partite, donna garantita, in questo caso Ottano. Questo pacchetto però lo vado a pullare a Royal Rumble, perché donna Ottano potrebbe essere sì pro e mandarmi a Royal Rumble. Però se me la prendo subito Royal Rumble, dio buono. E questo, diciamo, è quello che abbiamo fatto durante la live e negli scorsi episodi. Però adesso abbiamo da farci anche questa benedettissima Atomic Drop. Manca una settimana alla fine, io ho 57. Ah, ok, non ho finito la prima, ok. Cioè, sono partito con più di 90 Atomic Drops. E mi sto facendo totalmente questa seconda, cioè la Standard Creator Breaking Show, perché mi dà appunto 1000 super gettoni a botta, se riesco a concludere la parola. Qui su Blue Stacks è anche un po' bagatello, quindi attraverso glitch e quant'altro è un po' più facile nei primi due drop che fai, riuscire un po' a buggare qualcosa e riuscire, cioè, a buttare giù la pallina facendo un po' di tutto. L'obiettivo, il mio obiettivo, vedi, mi abbando totalmente a caso e non mi ha preso neanche la lettera. L'obiettivo, signori, è arrivare ad avere una grandissima quantità di super gettoni. In questo momento io ne ho 16.000 e
posso andare benissimo anche oltre, tranquillamente, ho ancora 50 drops, quindi posso andare, anzi 17.000. Signori, io se riuscissi ad arrivare a 18.000 potrei anche tentare i rare Ripley, anche singola, nel super negozio. Mi garantirebbe Royal Rumble e potrei andare oltre a fare altri super getto per rimettermi anche in pari per altre pullate future, quindi non è che andrei a perdere qualcosa. Se riuscissi a fare anche 36.000 mi faccio la pro e allora wow, altrimenti mi prendo Rhea Ripley e il resto me la tengo da parte per altre pullate future. Io provo adesso a prendere l'ultima lettera e ad arrivare a 18.000, mi prendo Rhea e si sale a Royal Rumble. Sì, sono un pazzo, chiamatemi pazzo, ma è questa l'occasione, è questo che c'è da fare, proprio è un segnale, dobbiamo andare a Royal Rumble, questa è la partita, dai, prendi la lettera, prendila, prendila, tu sta lassù, da giù, giù, no, era di là, niente, è dall'altra parte, sbagliato, non devo prendere, mi sto facendo un sacco di barbette in compenso, ve l'ho detto anche in live, io adesso non sto più puntando a scostene perché tanto farlo pro sarebbe una cosa casino, io sto puntando a fare super gettoni, poi se dovessi andare a fare anche tanti i drops delle barbe, dei osi, di tutto, insomma, dello casacello cazzo, cioè, ma... se riuscissi a fare anche quello, mi faccio quello da 50, il pacchetto un po' più misero, però intanto questo è l'atomic drop che mi piace fare. Devo andare a destra, signor... Oh, ce l'ho quasi! Ah, devo prendere il teletrasporto blu. Devo andare a destra e prendere l'ultima lettera. 18.000 e si prende Rhea, signori. No, no, teletrasporto giallo. Ok, va bene. Non era blu, era giallo. Prendila, 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 prendila. Dai, giù, 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 giù. Giù. 18.000, 18.000, 18.000, signori. E barbetta. Dai, sgancia, 1000 super gettoni, quota 18.000, siamo alla quota esatta per prenderci una carta speciale. Io da un sacco di stagioni non vado a recuperare una carta di quel rango, ok? Rimango povero, non sono mai rimasto così povero in vita mia i super gettoni da diverso tempo, ma è un must, dobbiamo ottenere quella carta, signori. Dobbiamo tenere l'arda. Quello è il lascia passare. È lei che ci porterà al Rambo. La vincitrice di Royal Rumble ci porterà a quel livello. Andiamo. Let's go to the Royal Rumble. Rimaniamo con 364 super gettoni. Non riesco più a pullare neanche quei pacchettini del 25. Faccio un tempo. Per signori. Lei. I'm your mommy! Io avevo anche la maglietta con I'm your papi di Eddie Guerrero. Non mi sta più perché era una S, era proprio strettissima, ma ce l'ho! Dovrei trovare. Forse avevo anche una foto. Da qualche parte su Instagram me la feci, mi ricordo. Avevo la carta di I'm your papi. Adesso I'm your mommy! Realize! Ora l'obiettivo è arrivare entro la settimana altri 18.000. Se ce la facciamo prendiamo la seconda, altrimenti adesso si va avanti. E adesso! It's time. Ovviamente adesso cambiamo Rhea quassù. Ci mettiamo quella nuova, quella fiera. E voi che dite? Io dico proprio di sì. Dico proprio di sì, dove sei? E se che ti va? Madonna. Fiera, Fiera. Chi sacrifichiamo? Chi sacrifichiamo? Sasha Banks. Alexa Bliss. JC Jane. Let's go! Let's go to the Royal Rumble! Non ci siamo ancora al Rumble. Welcome to the Rumble! Sì, sì, ho ottenuto tutto, ho ottenuto la gloria. I'm the Royal Rumble Man. Grazie Johnny Gargano, perché sono rimasto male con Rhea Ripley. Pensavo sì, pensavo, ma no, ci siamo arrivati con Johnny Gargano, ricompensa. Bene, siamo per un pelo, ci siamo per un pelo, signori, guarda. Per un pelo. Yes. E ora,
abbiamo due ricompense da prenderci. Andiamo direttamente in draft board, dai. Subito in draft board. Quante carte abbiamo qua? Quante carte abbiamo da prenderci? Quante? Tre? Ok, beh, abbiamo tutto. Signori, la draft board Royal Rumble. E subito alla prima. No, il mouse, il mouse. The American. Abbiamo preso il vincitore e la vincitrice. Direi che è molto buono, molto molto buono. Oh yes, oh yes. Blocchiamo The American Nightmare Cody Rhodes. Tutto il resto into the dust, signori. 420 punti, ho selezionato bene, ho selezionato bene, che andiamo per fa cagate, perché poi se me ne pento lo so che sì, eh. Comunque, signori, beh, il nostro deck a questo punto abbiamo un sacco di crediti da prenderci. E abbiamo anche il gradino 9, quindi donna Royal Rumble. No, vabbè, qui ragazzi, quest'oggi si ottiene veramente il nuovo deck. Yes! 1111 creditozzi, giusti giusti per giocarci la wargame. E adesso, carta, donna, Leather Rewards. Beh, qualunque può andare bene, perché non abbiamo neanche una, quindi sicuramente potrebbe andare nel deck al posto di Nikki Cross e quindi utilizzare lei per la prossima camera di fusione ottano e andare oltre pure lì. Signori, 3, 2, 1. Direi che è una buona donna. Sì. Becky! Bello. Quanto è bello sto video, ragazzi. Se non vi azzardate a pigiare quel cavolo e pulsante del like, vai, vi vengo a cercare uno da uno, vi mando Brock Lesnar a casa, mando Brock Lesnar a casa. Io adesso non ho neanche carte per allenare questi ragazzi. Cioè, mi serve anche carte per allenare lei, perché le donne Royal Rumble, wow, servono assolutamente. Che le si fa, vediamo un po', vediamo pixel card, c'è un sacco, 106 carte pixel, qualcuno l'ha data, eh. Under the Giant, Roddy Piper. Forse già con 3 si va oltre. E infatti, oh yeah, oh yeah. Prossimo. Non lo è già allenato, dove stai? Dov'è? Eccolo qua, American Nightmare, Cody Rhodes. Andiamo con Roddy Piper. Alexa Bliss sta in un deck, Shotzi pure, perché? Boom! Siamo confermati questo deck in questo momento? Un pochettino, forse sì, dai. Qui siamo, no, sempre uguali, le prime delle carte sono sempre queste, quelle più forti. Quindi, signori, questo è quanto, metterò anche gli equipaggiamenti per upgradare ancora di più. Penso che non ci sia nient'altro da fare. Vediamo quanti collezionabili abbiamo. Ci mancano gli occhiali, potremmo pullare pure questo. Ci mancano gli occhialini. Io in questo momento però vado a farmi ancora e ancora le Atomic Drop sul secondo drop. Perché questo è OP. Altri 52 io vado a farmi altri super gettoni qua, sperando di ottenere qualsiasi cosa. Spero di ottenere almeno quei super gettoni, mi rimetteranno un po' in pista, perché adesso sono veramente povero un 300. Però ne valsa la pena, signori, abbiamo finalmente raggiunto il nuovo livello, l'ultimo livello di supercard. Io concludo questo video, spero veramente che vi sia piaciuto. Spero che siate dalla mia parte per quanto ho fatto il matto prima con Ria, ma come ho detto prima, serviva farlo. Dovevo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.